Buongiorno, vorrei chiedere il signor Pardini. No, ma ho una comunicazione molto importante da fargli. Ma non sono che le 8 del mattino e il signore non si è ancora alzato. Ciò che da dirgli è molto urgente. Intanto svegliare il signor Pardini, ditegli che c'è Christian Martin e da urgente bisogno di vederlo. Bene, signore. Grazie, signore. Ah, sì? Il signore viene subito, vi lascio. Grazie, signore. Ah, signorina. Sì, signore. Il signor Barnier ha l'abitudine di fare colazione il mattino. Sì, signore. In questo caso, giungete una tazza, faremo colazione insieme. Bene, signore. Grazie. Ah, signorina. Sì, signore. Io volevo chiedervi anche... Potete farmi un favore? Certo, signore. Ecco. Avete capito bene? Sì, signore. Ma come farete ad avvertirmi? Giusto. Non avete una suoneria elettrica? No, signore. Però con il vassoio vi porterò un campanello, vi basterà scuoterlo. Perfetto, conto su di voi. Il signore può stare tranquillo. Grazie. Cosa sta succedendo? Una catastrofe forse? Oh no, signore. E allora perché diavolo venite a disturbarmi a casa mia alle 8 del mattino? È un caso di forza maggiore, signore. Ma questo caso non poteva attendere fino a oggi pomeriggio. Va bene, va bene. Avanti, vi ascolto. Parlate. Signor Pagnetti. Sì. Voi siete un uomo di cuore. Mm? E quando saprete le ragioni che questa mattina mi hanno... Al fatto. Cosa c'è che non va? Tutto va benissimo, signore. Allora perché diavolo siete qui? Sono venuto a chiedervi un aumento. Cosa? So bene che il mio salario attuale non è da disprezzare, ma dato che... Mi state prendendo in giro? La mia vita dipende da ciò, signor Pagnetti. E non me ne fischio! Ma mi rendete conto se tutti i miei impiegati venissero qui a raccontarmi la loro vita? Ma permettetemi almeno di esporvi le circostanze che... Mi spiegherete tutto ciò in ufficio. Se ho ben capito... La colazione del signore. Posate lì. Un aumento alle 8 da... Perché avete portato due tazze? È stato questo signore qui che mi ha detto che avrebbe fatto... Cosa? Sì, in effetti allora... non pensavo che il nostro colloquio sarebbe stato così breve. E allora mi sono permesso di... Ma insomma, siete diventato completamente pazzo. L'amore spesso fa fare follie. L'amore? Sì, signore, sono innamorato. Ma cosa volete che me ne importi? È un'adorabile fanciulla che questa mattina stessa voglio chiedere in moglie. Ed è perciò che affretto le cose. Perché è assolutamente impossibile pretendere la sua mano senza che la mia situazione finanziaria mi permetta di assicurarle quel tenore di vita al quale i suoi genitori l'hanno abituata. Le vostre storie di cuore non mi interessano! Le storie di cuore sono spesso legate a storie di denaro. Oh là là! E voi volete farmi il piacere di ritornare alla vostra cucina? Bene, signore. Un aumento di stipendio. Va bene, vediamo di farla finita. Qual è il vostro stipendio attuale? 830 franchi al mese più le prestazioni sociali. 830 franchi. E a quanto vorreste arrivare? 3.000 più le prestazioni sociali. Braccio in alto, signor Barnier, un ottimo rimedio. Prima di darmi una risposta definitiva, vorrei che riflettesse qualche minuto. Ho già riflettuto. Restate seduto, signor Panier. Fate uno sforzo per seguire il mio ragionamento. Non c'è ragionamento. Riconosco che la franchezza della mia domanda abbia potuto colpirvi, ma insisto perché la prendiate in considerazione. E penso che se noi bevessimo una buona tazza di tè assieme potremmo ragionare con più calma. Mm? Questo poi è incredibile. Signor Panier, sono entrato nella vostra ditta 4 anni fa con le tette le fatturazioni. Il mio stipendio era di 270 franchi al mese. Ma da acuto osservatore quale siete, avete subito notato come io fossi in grado di rendervi notevoli servizi in incarichi ben più importanti di quelli inizialmente affidatomi. Posso avere dello zucchero? Due, se non vi dispiace. Grazie. Vi chiedo scusa per questa breve cronistoria sulle mie diverse funzioni nella vostra ditta, ma è indispensabile. In ogni caso, se per arrivare a chiedermi 3.000 franchi al mese perdete il vostro tempo e lo fate perdere anche a me. Dunque, poco a poco,
risalito tutti i vari gradini, sino ad arrivare ad essere a quello che oggi viene comunemente chiamato il vostro braccio destro. Oh, adesso puoi esagerare. Ah? L'avete detto voi stesso, signor Beasley? Sì, va bene, d'accordo. E allora? Quando 4 anni fa sono entrato al vostro servizio, la vostra ditta, benché fiorente, era lungi dall'avere quell'importanza che ha oggi. Attualmente, essa è una delle più solide di Parigi. E la sua cifra d'affari è decuplicata. Grazie a voi, magari. Grazie a noi. Ah. E grazie soprattutto alla mia idea di incorporare nelle vostre saponette del grasso di baobab del Brasile. Non siamo mai riusciti a procurarcene. Ma non era così importante. L'essenziale è di convincere la gente dei suoi benefici effetti sulle pelle sensibili e lasciargli supporre che le vostre saponette le contenevano. E l'impresa è riuscita. E questo? Grazie all'intensa campagna pubblicitaria da me organizzata. La mia testa d'argine poi è finito nel convincere di lanciare sul mercato un nuovo shampoo, un balsamo per capelli, in seguito un dentifricio ed infine una meravigliosa crema di bellezza. E ciò ci ha permesso di lanciare il mio ormai famoso slogan. Baobabizzatevi dalla testa ai piedi con i prodotti Barnier! Sì, anche se si sarebbe potuto trovare qualcosa di meglio. E per terminare, la mia ultima e famosa trovata. Il nostro grande concorso. Divenite stelle del cinema acquistando 6 saponette Barnier. E concludo facendomi notare che la mia nuova organizzazione ha ridotto lo stretto necessario al vostro lavoro. Che ormai consiste unicamente in qualche firmetta qua, qualche firmetta là. Di modo che vi ritenete indispensabile. Nessuno è indispensabile, signor Barnier, nessuno. Ah. Ma vorrei riprendere l'argomento parlandovi d'amore. A me? Ma no! Vi stavo appunto dicendo che ho presentato questa mattina una domanda di matrimonio. Si tratta di una giovane donna di una famiglia molto agiata. Finora le mie necessità di scapolo erano molto modeste e difatti non mi sono mai permesso di chiedere in aumento. Ma adesso non è all'uomo d'affari che mi rivolgo, ma all'uomo di cuore che può erigere o distruggere il suo pacimento la felicità di un giovane focolare. Il mio buon cuore non arriverà a darvi 3.000 franchi al mese. La vita è difficile per una giovane coppia. Va bene, vediamo di riflettere un momento su tutto ciò. Com'è la vostra fidanzata? Signor Barnier, un amore. I suoi genitori? Con gente incantevole. Ma intendo dire, buona situazione ottima, finanziaria. Ottima, ed è per questo che non mi posso permettere con 830 franchi al mese di aspirare la mano della loro figliola. Va bene, d'accordo, ho capito. Facciamola finita, diciamo 2.500, non se ne parli più. Allora posso contare su uno stipendio di 2.500 franchi al mese? Dal momento che ve l'ho detto. No, capite, perché la mia domanda di matrimonio? Sapete benissimo che io ho una sola parola. Andate e fate tranquillamente la vostra domanda di matrimonio. Grazie, signor Barnier. Prego, e buona fortuna. Grazie mille. Signor Barnier, ho il grande onore di chiedervi la mano della signorina vostra figlia. Cosa? Sì, signore, è di lei che si tratta. No! Sì! Oh! Ma com'è che conoscete mia figlia? Noi ci siamo incontrati del tutto per caso 1 anno e mezzo fa. Io non sapevo chi era lei. Quando l'ho scoperto non le ho detto chi ero io. Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che non ho avuto coraggio di confessarlo che ero quel semplice impiegato di suo padre. A quell'epoca guadagnavo 320 franchi al mese. Questo? E ciò mi dava dei complessi. Questo è il colpo! Chi lo dite? Sentite, vecchio mio, siete molto gentile, vedete, ma vi devo confessare che io vedevo un matrimonio molto più importante per mia figlia. Appunto, ed è per questo, signore, che oggi vi sollecito la nomina a direttore commerciale degli stabilimenti Barnier. Ma non sarà questo titolo neppure i vostri 2.500 franchi al mese che le permetteranno di mantenere il tenore di vita a cui è abituata? Ma avevo anche sentito dire che avete come l'intenzione di assegnarle una dote di 200.000 franchi? Chi ve l'ha detto? A lei stessa. Prima di tutto è falso. E poi trovo che sia molto deplorevole che voi vogliate sposare mia figlia per fare un buon affare. No, io non voglio sposare vostra figlia per i soldi, ma per amore. Oh! E se in più anche una buona dote, ciò non ci darà assolutamente fastidio. Signor Barnier, per rassicurarvi immediatamente, per provarvi che non faccio di questo matrimonio una questione di interesse, vi comunico ufficialmente che farò dono a vostra figlia di tutto, dico tutto, il mio patrimonio. Capirai che fortuna! 347.230 franchi. Come?
347.230 franchi. Voi? Io? Ma da dove viene questo denaro? Avete eredità? No, signore. Ma allora da dove viene questo denaro? Ve l'ho rubato. Come? Ho detto che ve l'ho rubato. A me? A voi? Non è possibile. Ma ve l'assicuro. Restate seduto che adesso vi spiego. Ma non è possibile, ma... Non è possibile. Signor Barnier, sapete... È uno scherzo. No, io non avrei mai la via di scherzare con voi. Oh. Il signore ha chiamato? Sì, portate subito due aspirine, signor Barnier. Il signore non si sente bene? Non molto, ma sono figati, signore. Bene, signore. Chi avrebbe mai potuto credere a una cosa simile? Nessuno, evidentemente. Ed appunto perché supponevo che sarebbe stata una sorpresa pure per voi che sono venuto a svegliarvi alle 8 del mattino. Spero che non me ne vorrete. Venite a costituirvi. Costituirvi? Io e perché? Perché io vi denuncio! Ma quale scopo poi? A quale scopo? Ma per farvi rinchiudere per Diana se ciò che mi state dicendo è vero? No. Ecco, prendete un'aspirina, signor Bagnini. Prendete un'aspirina. Ma non lo prendete! Non vorrei insistere, ma se vuoi prendete... Vi ho detto di no! Devo portare via? Sì, ma tenetevi pronta a tornare. Ancora qualche cosuccia da annunciare, signor Bagnini. Bene, signore. 347.230 412.500 per la precisione. Poiché da un anno e mezzo a questa parte, oltre i miei 830 franchi al mese, più le prestazioni sociali, ho avuto qualche spesuccia. Cosa fate? Telefono alla polizia! Riflettete, signor Barnier, riflettete. Non ho fatto l'intenzione di fuggire. Al contrario, sono voluto vedere se un arrangiamento amichevole non vi sarebbe stato più gradito. Gli stabilimenti Barnier hanno avuto, secondo l'ultimo bilancio ufficiale, un utile netto di 210.000 spiccioli. E voi sapete come negli spiccioli? Io sia riuscito a dissimulare 180.000 franchi, dunque il fisco ignora l'esistenza. Come pensate di spiegare che in un anno e mezzo avete avuto un utile supplementare di oltre 400.000 franchi se non manca un soldo in cassa? Non manca un soldo in cassa? Ma no, ed è questo che seccante. La vostra situazione finanziaria è più che mai buona. Ma tutti dovrebbero mettere il naso nella vostra contabilità. La polizia? Oh. Il supervisore del fisco? Oh. Comincerebbero certe domande? Capite cosa voglio dire, eh? Ma come avete fatto a rubarmi 410.000 franchi e spiccioli se non manca un soldo in cassa? È quello che stavo per spiegarvi. Accomodatevi, signor Bagnini. Vi stavo appunto dicendo che oltre a tutti gli altri incarichi delicati, mi avevate anche fidato l'analisi dei vostri costi di produzione. Ed in effetti sono riuscito, dopo un approfondito studio sui metodi di fabbricazione, a ridurre il pezzo di costo delle vostre saponette, al grasso del baobab, di 40 centesimi al pezzo. E ciò mediante alcune piccole modifiche da me proposte ed applicate. E allora accade che qualche tempo dopo scoprì di aver fatto un piccolo errore. Ah, sì, ecco. Sì, signore, sì. Per una serie di piccoli errori di arrotondamento nel calcolo delle percentuali, scoprì che la riduzione del prezzo non era di 40, ma di 50 centesimi. Io avrei voluto avvisarvi subito, ma voi quel giorno eravate assente. Mi pare quella vostra solita partita gol. Ed io stesso avevo un appuntamento alle 6:30 alla stazione del metro di Marbella. Cosa andavate a fare laggiù? Vostra figlia mi aspettava. E quando fui con lei, improvvisamente capì che questo piccolo errore di 10 centesimi poteva servire la nostra felicità se io fossi riuscito a non inserirlo in contabilità. E trovai il modo. E dato che da quel giorno ad oggi sono state 4.125.000 le saponette prodotti dai vostri stabilimenti, ecco che si spiega la cifra di 412.500 franchi di cui poco fa vi parlavo. Comunque sia, penso che la parola ha tradito il pensiero quando poco fa ho usato il termine proprio di rubare. Avendo aumentato il vostro utile di 40 centesimi al pezzo, non potevo credere che oggi avreste sottilizzati per quei miseri 10 centesimi che mi ero riservato. Più ci pensavo, più mi rendevo conto che non si trattava di furto. E questo perché io avevo agito per amore di vostra figlia, alla quale io restituisco, se diventa mia moglie, la quasi totalità della cifra. E con i 200.000 franchi di dote che ho intenzione di assegnarle, ecco una giovane coppia che parte per la vita con un piccolo capitale di circa 500.000 di franchi. Fate dei ragionamenti che mi disturbano moltissimo, ma devo riconoscere che c'è una certa logica in ciò. Adesso poi che sono direttore commerciale degli stabilimenti Barnier, con uno stipendio di 5.000 franchi al mese. Ah no, eh! Eravamo restati
a 2500. Giusto ieri, signor Pagni, ho trovato il modo di ridurre ulteriormente di altri 11 centesimi il prezzo di costo della vostra saponetta, in modo che voi potete recuperare con gli interessi anche la cifra che non sperate più di ottenere. Non riesco più a seguirvi nei vostri calcoli. Non importa. Ma insisto nella mia domanda circa deliziosa signorina Barnier. Mia figlia è al corrente delle vostre azioni? Naturalmente no, signore. E vi prego di non dirle nulla. Le ho sempre nascosto di essere quel semplice impiegato di suo padre con uno stipendio così modesto. Figuratevi che le avevo fatto credere di essere direttore commerciale di una grossa ditta, senza dire che era la vostra, naturalmente. E ciò era falso. Fino ad oggi almeno. Vi chiedo di scusare questa mia piccola bugia. Ma la mia modesta posizione mi metteva in condizioni di inferiorità nei suoi confronti. E voi, signor Barnier, sapete come sono timido io. No, no, questa proprio non la sapevo. E se le dicessi tutta la verità? Dovrei ricominciare da capo con tutte le mie spiegazioni. E voi sapete che ella non ha molte cognizioni sui metodi di fabbricazione, costi di produzione, spese generali, via dicendo. Sì? Vi ama? Io lo credo, signore. Potrei quasi dire di esserne certo. Del resto me ne ha dato le prove. Che prove? Cosa fate ancora con questo accidente di campanello? Mi domandate quale prove d'amore vostra figlia mi ha dato? Faccio venire l'aspirina. Ma è una mania la vostra di farmi prendere l'aspirina. Signor Barnier, sapete benissimo che io ho orrore delle menzogne. Ma sì, lo avete proprio dimostrato. Ebbene, ecco. È una cosa di cui fra uomini possiamo parlare. Sono l'amante di vostra figlia. Cosa? Sì. Il signore ha chiamato? Fuori di qui! Bene, signore. Non voi! Lui! Io? Sì! Cioè no, meglio no, restate! Insomma, fuori! Il signore mi scusi, ma non ho capito bene quali di noi due deve restare e quali deve uscire. Appunto. Andate a riflettere su ciò in cucina. Bene, signore. Allora? Allora questo è tutto. Non me lo dite in faccia, così! Non vi vergognate! Oh, sì, certo che mi vergogno, ma che volete? Ciò che è fatto. Oh, questa poi mia figlia un amante! Da quanto tempo? Ma presto sarà un anno e mezzo. Per la precisione ci conosciamo da un anno 6 mesi e 9 giorni. Sono suo amante da un anno 5 mesi e 29 giorni. E la domenica pioveva. Ah, questo spiega tutto. Molto. Oh. Se sua madre sapesse. Beh, avete deciso di sposarvi immediatamente? No, noi abbiamo immediatamente deciso di sposarci. Il che non è proprio la stessa cosa, non so se per la trasfumatura. Ma perché mia figlia non me l'ha mai parlato? Perché vostra figlia ha paura di voi. Paura di me? Sì, oh, signore. Questa è nuova, adesso la chiamo e vedremo. No, signore, vi prego di non farlo. Ella ignora la mia visita e mi aveva fatto promettere di non dirvi nulla prima che la stessa ve ne avesse parlato. Ma siccome non riusciva a decidersi a farlo, questa mattina l'ho fatto io. Bisognava comunque chiarire questa faccenda più presto possibile, meglio subito. D'accordo. Allora, io andrò a fare in giretto, sarò di ritorno tra un quarto d'ora per abbracciare la signora Barnier. Perché adesso volete abbracciare anche mia moglie? Ma mi sembrano male che io abbracci mia suocera. Vero. Bisognerà comunque che io prima parli con mia figlia. Naturalmente. Beh, grazie signore. E permettetemi di chiamarvi Bertrand. Vedremo ciò più tardi. Avete qualche altra catastrofe? Tranquillo, signor Barnier, è fatta per me. Tutte queste cifre mi hanno fatto venire mal di testa. La signorina si è svegliata? Non so, signore, vado a vedere. Bene, ditele di venire da me tra 5 minuti. Ho da parlarle. Bene, signore. Allora vi lascio. Arrivederci, Bertrand. Arrivederci, Christian. Sarò intorno tra un quarto d'ora. Muoio dall'impazienza. A presto! A presto. No! Un uomo cui avrei affidato il mio portafoglio.
rubarmi 400.000 franchi. Ma in più è l'amante di mia figlia. Buongiorno, Coccolone Bello, hai dormito bene? Un coletto, per piacere, ti ho già detto 1.000 volte di non chiamarmi così. Perché? Non sei il mio coccolone? Non è così che si chiama il proprio padre. Sei il mio vecchio coccolone. E tu sei un po' troppo moderno a giudicare da quanto ho appena saputo. Saputo? Sì, so tutto, penso un po'. Ma tutto cosa? No, fare innocentina. Sai benissimo di che cosa sto parlando e faresti meglio darmi delle spiegazioni piuttosto. Che proposito? A che proposito? Ma a proposito del tuo amante. Allora, avanti, parla! Non è il momento di mettersi a piangere questo! E smettila di fare tutto questo baccano, maledizione! È venuto a chiedere la tua mano! La mia mano? Sì, è appena uscito di qui. Allora ricomincerai adesso! Questa volta piango sul serio, papà! Ero senza notizie da 15 giorni! Credevo mi avesse abbandonato! Ci mancava anche che ti abbandonasse! La mamma voleva giusto parlartene. Perché tua madre è già al corrente! Sì. Insomma, io sono l'ultimo a essere informato in questa casa. Allora sei d'accordo? Su che cosa dovrei essere d'accordo? Ma che io diventi sua moglie? Calma, calma, ragazza mia, non siamo ancora a questo punto. E se non la smetti di fare tutto questo baccano, ti manderò in un collegio di suore! In ogni caso, voglio sposarmi. Ne ho abbastanza di dover sempre chiedere il permesso per uscire e di non poter fare ciò che voglio. Una cosa è certa, sto sprecando la mia giovinezza. Guardi, in Cuore di Donne vi ho letto la storia di una ragazza che faceva credere ai suoi genitori di aspettare un bambino al fine di obbligarli a dare il loro consenso al matrimonio. E com'è finita? Hanno detto di sì all'ottava puntata. Sì, ma quando verranno a sapere che non è vero niente? Sarebbe troppo tardi, la signorina sarebbe già sposata. Bisogna battere il ferro quando è ancora caldo. Se volete vi aiuterò. Ascolterò da dietro la cucina pronta ad intervenire se qualcosa andasse storto. Grazie Bernadette. Oh, si capisce tra donne. Ah, sa cosa l'amore. Avanti, vedrete, funzionerà. No. Questo non c'è. Voi sarete qui. Non vi preoccupate. Avanti, avanti. Più forte. Deve durare ancora un pezzo questa commedia. Ti rendi conto che stai mettendo in allarme tutto il quartiere? Papà, devo parlare. Sì, sì, va bene, più tardi. D'accordo, d'accordo. D'accordo. Avanti, parla, ti ascolto. Papà. Sì. Lo chiameremo Blaise. Chi? Il suo bambino. Bambino di chi? Il nostro. Il vostro. Il nostro bambino, papà, che diamine, non capisci? No, 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 non capisco. No! No! No, non è possibile. È troppo per uno solo mattinato. Dimmi che non è vero. Dimmi che non è vero. Portatemi 3 aspirine! Me ne ho portate 8, ho previsto l'evenienza. Date qua! Blaise! Allora, ci lasci sposare? Per forza, figlia svergognata! Grazie, coccolone mio! Hanno suonato. Ah, vado ad aprire. Io vado a dare la bella notizia alla mamma. Mamma! Che gioventù. C'è una signorina che chiede di parlarvi. Non ho tempo per ricevere signorine in questo momento. Buongiorno, signore. Buongiorno, signorina. Siete il signor Barnier? Se non succedono altre catastrofi, sì. Scusatemi se vi disturbo, ma è molto urgente. Ah! Yeah.
Accomodatevi. Grazie. E vediamo di fare una cosa veloce perché ho fretta. Grazie. Ecco, signore, sono in una situazione disperata. Ma anch'io, signorina, se la cosa può consolarvi. Amo un ragazzo. Oh, fino a qui il vostro caso è meno drammatico del mio. Si chiama Christian Martin e... Questo è già più seccante. E perché dite così? Perché un momento fa ha chiesto la mano di mia figlia. È già stato qui. E è andato via da 5 minuti. Oh mio Dio, che disastro. Sì, sì, comprendo il vostro disappunto, mia povera piccola, ma vedete, voi siete giovane. Io sapevo che avrebbe finito per venire a farmi la sua domanda, ma speravo di fare in tempo ad avvertirvi. Sentite, signorina, se è vostra intenzione rivelarmi alcune cosette sul conto del signor Martin, bene sappiate che so già tutto e anzi... Vi prego di mantenere il segreto su tutta la faccenda. Di che cosa state parlando? Non sto parlando di nulla. Non capisco. Meglio così. Comunque bisogna che io vi confessi una cosa. Mm. Io ho mentito a Christian. Oh, affari vostri non mi riguarda. È che gli ho fatto credere di essere vostra figlia. Oh, non è grave. Ma egli crede che voi siate mio padre. E forse se gli avete detto di essere mia figlia. Non capite? No. Sì! Sì, ho capito! Questa è la sua domanda di matrimonio. Oh, ci sono! Ci sono! Ho capito tutto! Era per me. Oh la 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 la! Oh la 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 la! Che mattinata! Che mattinata! È mia figlia che aspetta un bambino, no? La soluzione era troppo semplice per essere buona! Oh no! Oh Dio! Subito la verità e di lasciarmi il tempo di farlo io stessa. Non parlargliene subito? No. Ma se sapeste in che situazione mi trovo! Ma perché accidenti l'avete fatto? Ecco, signore, io non sono ricca, sono orfana. Mia madre deve lavorare per vivere e io sono solo una dattilografa. Non è il caso di abbattersi per questo. Prego, prego, accomodatevi. Quando seppi che era direttore commerciale di una grossa ditta che guadagnava ben 3.000 franchi al mese, io mi sono sentita piena di complessi. Voi e i vostri complessi. Noi ci siamo conosciuti 1 anno e mezzo fa. Sì, questo già lo so, era domenica e pioveva. Sì, sì. E quando lui mi chiese il mio cognome, capirete, io mi chiamo Bouillotte. Avevo sotto gli occhi un giornale e lessi Beubao. No, Beubao, Beu... Beubao, 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 Beubao. Cosa? Ma sì! Cosa diavolo state balbettando? Beubao, Beubao, Beubao. Ah! Ci sono! Balbabbizzatemi dalla testa ai piedi. Con i prodotti Barnier. Oh! Questo nome mi colpì e così gli dissi di chiamarmi Jacqueline Barnier. Poi non ebbi più il coraggio di disilluderlo. Ma non sono il solo a chiamarsi Barnier a Parigi, avrei potuto anche non essere io. Ma io non l'avevo fatto con questa intenzione, ma quando lui mi disse: ah, ma allora siete la figlia del saponette, io non lo sai più. Magnifico! E lui cosa disse? Disse: oh, è buffo. Ah, in effetti è irresistibile. Io non vorrei che venisse a sapere la verità da altri che da me, ve ne prego. Tanto più che se si scoprisse che voi non siete mia figlia, io perderei definitivamente i miei 347.000 franchi a spiccioli. Di cosa state parlando? Non sto parlando di nulla, sentite signorina. Io sono disposto a non dire nulla al signor Christian Martin, a patto che voi non usciate da questo appartamento prima che io non abbia potuto sistemare un affaruccio con lui. Io sono d'accordo, signore. Anzi, vi pregherò di andarvi a nascondere in questa camera e di non uscirne fino a quando non vi verrò a chiamare. E non gli direte nulla? Se non vi muovete di lì, ve lo prometto. Oh, grazie, signore. Mi ringrazierete più tardi e per adesso non voglio più sentirvi. Contate su di me. Bene, a dopo. E sapere chi è quel porco che ha fatto fare un bambino a mia figlia. Gerber! Chi mi chiama? Sono io! Io chi? Tuo marito! Ah, Bertrand! Appunto! Eccomi! Arrivo! Germain, ho da parlarti! Germain, ho da parlarti! Tua figlia ha un amante! Anch'io! Cosa? Anch'io ho da parlarti. Oh, meno male! Avanti, parla, ti ascolto.
Tua figlia ha un amante. Se te l'ho già detto io. Ah, ma prima non sapevo che tu me l'avresti detto. E sai naturalmente anche che aspetta un bambino. Naturalmente. Ma è magnifico. È il destino di tutte le donne. No, ma certo, cose di larghe idee tu, ma per carità. Eccoti qui tu. Vieni un po' qui tu. Ma non mi avevi detto che questa mattina sarebbe venuto il tuo fidanzato a chiederti moglie? No, papà, al contrario, sei tu che mi hai detto che era venuto. Ma dai, è vero? Non so più quello che dico. Ma in fin dei conti, si può sapere almeno chi accidenti è. Ma papà, dovresti saperlo dal momento che è venuto a chiedere la mia mano. Certo, è naturale che lo so, ma io è proprio che voglio sentirti pronunciare il suo nome con la tua bocca. E Oscar? Oscar, adesso chi accidenti è questo Oscar? Ma andiamo, Bertrand, non hai più memoria. Oscar è il tuo autista. Tu aspetti un bambino dal mio autista? Beh, non vorrai che tua figlia abbia più amanti, spero. Cosa ho fatto di male per essere tanto bersagliato dal destino? Non vedo in che cosa consiste la disgrazia se nostra figlia sposa un ragazzo onesto. Invitalo subito a pranzo. Ma come vuoi che lo inviti a pranzo? Se l'ho messo alla porta 15 giorni fa il vostro Oscar! Benissimo! È proprio da furbi! Ti fai riconoscere subito, in questo caso telefona subito all'ufficio. Bisogna riassumerlo immediatamente. Non ti preoccupare, figlia mia. Il tuo papà sistemerà tutto. Ma ora va a piangere in camera tua, e chiudi le finestre per non disturbare i vicini. Mia figlia disonorata dal mio autista. Personalmente preferisco che mia figlia abbia ceduto al fascino di un seducente autista piuttosto che essersi lasciata avvicinare dal tuo ridicolo barone della Butinier che volevi farle sposare e che è pieno di foruncoli. Signora Barnier, permettetemi di chiamarvi mamma. Ma perché questo giovanotto vuol chiamarmi mamma? Ma la signora Barnier non è al corrente? Sì, non le resta ancora che qualche piccolo dettaglio che le sfugge. Di che si tratta, Bertrand? Vostro marito mi avrà senz'altro detto che ho avuto l'onore di chiedergli la mano di vostra figlia. Colette! La minore, insomma, Germain! Ah, tu stai diventando pazzo, Bertrand! Senti, Germain, ti prego di ritornare immediatamente in camera tua. Io ho una faccenda da discutere con questo giovanotto. Hai ragione, vi lascio. Non mi avete l'aria di avere tutte le rotelle a posto voi due stamane. A dopo! No, un momento, signora! Signora! Non sapevo che aveste due figlie. Io neppure. Come? Io neppure ho capito cosa andava dicendo mia moglie. Devono essere state tutte queste emozioni che l'hanno turbata. Ma torniamo alle cose serie piuttosto. Non voglio discutere oltre circa il modo col quale vi siete arricchito e neppure voglio dubitare della vostra parola, ma nel caso che doveste cambiare idea, gradirei avere una vostra garanzia circa l'impegno che vi siete assunto di restituire la somma in questione a mia figlia. Nulla mi farà cambiare idea. Sì, lo so, ma lo sapete, nella vita a volte piccole cose alle quali nessuno pensa fanno cambiare idea e si ragiona differentemente rispetto a 5 minuti prima. Ve l'ho già detto che nulla mi farà cambiare idea. Tuttavia, nel caso che ciò dovesse avvenire, io gradirei ugualmente se voi mi poteste fare un piccolo check immediatamente. Io potrei convincere più facilmente mia moglie, che non è ancora del tutto convinta. Ma mio caro futuro suocero, non penserete che io abbia lasciato tutti quei soldi in banca? Eh no! Li ho investiti in gioielli. Ah, sì. E dove sono? In una valigia in un luogo sicuro. Oh. Christian! Sì? Mi viene un'idea! A voi? Sì! Non è possibile! Ma sì, me lo assicuro! Sentite, voi andate a prendere questa e gliela offrite a mia figlia come regalo di fidanzamento. A questo modo sua madre non potrà negarvi più nulla! Credete? No, ve lo garantisco! Bene, allora volo. Dite sciocchezze, date piano, soprattutto non perdete la valigia per strada. Ma non temete, signor Barnier.
potessi almeno recuperare questi gioielli sarebbe già qualcosa. Ah! Cristiano! Sì? Cristiano, venite un momento, per favore. Dite. Cristiano, non avete più avuto notizie di Oscar da quando è andato via da qui? Oscar, il vostro ex autista? Sì, lui appunto, lui. Ma come, non siete al corrente? Sì, sono al corrente di diverse cosette, sapete, ha avuto una grande illusione d'amore. Ma guarda. Non ci ha voluto dire il nome della ragazza. Lei pare fosse deliziosa. Ma suo padre è l'ultimo dei selvaggi. Davvero? Povero ragazzo, rimane in un simile eccesso. Abbiamo fatto di tutto per impedirglielo, ma... Ditemi che si è suicidato! Ah, no! Ma è come se l'avesse fatto. Si è arruolato nella legione straniera. Allora, è terribile! Eh sì, ne avrà per 6 anni. Beh, pazienza. Arriva presto, caro suocero. Oh la. Oh la. Papà! Ho una triste notizia da comunicarti. Oscar è morto! Oscar! Il pesce rosso! Cercherò un'altra soluzione. Comunque vi ringrazio, carissimo, siete stato molto gentile. Beh, sì, a presto. E non mancherò. Grazie, sì, grazie. Non c'è verso di trovare una soluzione. E voi cosa ci fate qui? Avrei bisogno di parlare al signore. Ah, vedete bene che sono occupato. Il fatto è che si tratta di una cosa molto urgente. Cosa? Volevo avvisare il signore che non potrò restare più molto a lungo al suo servizio. Ah, andiamo bene. Non ci mancava che questa. Eccoci senza domestica. E perché ve ne andate? Mi sposo, signore. No, meglio per voi. Voi almeno avete un po' di fortuna. Ah, sì, signore. Sentite, Bernadette, vorrei farvi una proposta. Il vostro fidanzato sa guidare? Oh sì, signore, molto bene. E voi sapete senza dubbio che io sono senza autista. Sì, sono al corrente, povera signorina. Sì, appunto. E va alle corte. Bernadette, se accettate di restare, io potrei assumere anche il vostro marito, in modo che potrò darvi una mano anche nei lavori pesanti. Cosa ne dite? Il signore è molto gentile. Oh, io per carità, quando si può essere utile. Ma forse il signore non sa che il mio fidanzato è un nobile. Nobile! E barone! La mia serva sposa un barone, mia figlia sposa un autista. Non c'è che dire! Viviamo un'epoca di sconvolgimenti sociali. Del resto il signore lo conosce molto bene, veniva spesso qui. Ah sì? Onore della butiniere. Il foruncoloso! Ciò non avrebbe impedito il signore di prenderlo come genero. Comunque, devo avvisare il signore che egli non ha più foruncoli. Ma sì? E come lo spiegate? Ma forse perché adoperava la crema Barnier. Credete di essere divertente, Bernadette? A meno che la causa non sia un'altra. E quale? Se il signore non capisce. Non capisco! Il signore non ha che da chiedere alla signorina. Potrà farle un disegno. Disegno? Oh! Bernadette! Vi prego di lasciare al più presto possibile questa casa. Non mi piace il vostro genere di spirito. Andate a preparare le vostre valigie. Non voglio più vedervi qui. Bene, signore. Questo è il colmo. Germain! Chi è? Sono io, tuo marito, Bertrand. Germain, sei l'ultima? No. Onore della butiniere non ha più foruncoli. E che cosa vuoi che ti importi? Ma sai il perché? No.
domandalo alla serva. Bertrand, ogni volta che ti vedo mi chiedo se tu sia normale. Ma c'è di peggio. L'ho appena licenziata. A ciò è molto intelligente. E non è finita. Ho telefonato al ministero. Hai parlato con Stork? Sì, e non c'è niente da fare. Oscar ha firmato un contratto di 6 anni, un ingaggio di 6 anni con la legione straniera e nessuna autorità può farci nulla, neppure un ministro. Vedi che cosa provocano le tue stravaganze? Sto a vedere adesso che è colpa mia. Certo che è colpa tua. In ogni caso noi non saremmo i genitori di una ragazza madre solo perché tu hai degli sbalzi di umore e la mania di licenziare chi ti sta attorno. Trovale un altro marito. Ma come vuoi che faccia incinta com'è? Prova a chiedere consiglio al tuo famoso signor Martin di cui non smetti mai di parlare. Ma figuriamoci. Se gli domando qualcosa quello è capace di chiedermi un altro aumento. Parte il fatto con l'intenzione di metterlo alla porta quello lì. E continui. Ma sai che non appena avrò tra le mani la mia valigia non metterà più piede qui dentro. Ma che valigia? Ah, non puoi capire. E già sono troppo stupida io. È evidente. Come? Dico, è evidente che se si trovasse qualcuno disposto a sposare Colette nello stato in cui si trova, tutto sarebbe sistemato. Ma chi? A meno di non chiedere al signor Portier se eventualmente suo figlio... Ah, il figlio del signor Portier. Ti avevo detto, Bertrand, che voglio un bel ragazzo. Vediamo di non fare difficili, per favore. Ma non mi hai detto che stamattina si è presentato un giovanotto a chiederti in moglie Colette? Chi è? Martin! Il tuo... Appunto! Ma allora tutto è a posto! No, perché è già fidanzato! Ah, bisognerebbe sapere una buona volta se è fidanzato o se ti ha chiesto la mano di vostra figlia. Non sapeva che fosse lei! Bertrand, spiegati una buona volta in modo chiaro e intelligibile. Ci sono delle cose che non si spiegano. E quel giovanotto che era qui un momento fa, come si chiama? Martin! Anche lui! Ma è sempre lo stesso, andiamo! Ma adesso capisco perché mi ha chiamata mamma. Ora tutto mi è chiaro. Donna fortunata. Senti, Bertrand, fai uno sforzo. Concentrati e rispondimi. Ma questo signor Martin ti ha chiesto la mano di Colette, sì o no? Me l'ha chiesta, ma non sapeva che... Ah, in questo caso deve sposarla. Un gentiluomo non si rimangia mai la sua parola. Comunque non posso chiedergli di essere il padre del bambino di Oscar. Ah, preferiresti che fosse di padre ignoto? Hai una bella mentalità, tu. Colette, poiché tu non hai alcuna autorità, d'ora in poi sarò io che comanderò in questa casa. Tu sposerai il signor Martin. Mamma! Ho deciso ed ora torno in camera tua. E tu vai a preparare il pranzo. Il pranzo? Sei tu che hai licenziato la serva, non è vero? Sì, mamma. D'ora in poi tu pagherai l'incongruenza delle tue decisioni. Vai a metterti un grembiule e a pelare le patate. Ma se... E in fretta! Ah, me lo costa poi. Sono felice di vedervi. Anch'io, papà, vi porto la valigia. Se permettete, mio caro figliolo, me ne libero. Vostra figlia sarà contenta. Oh, sarà una cosa folle. Ma dobbiamo essere prudenti. I gioielli sono qui dentro. Certo. Oh là là, ragazzo mio! Sembra il bottino di una rapina! E noi sentiamo due ladri! Parlate per voi! Chiudiamo questa valigia più prudente. Mio caro Christian, lo chiameremo Blaise. Chi? Il nostro bambino! Ah! Quale bambino? Il vostro? Il vostro, il nostro bambino, ma che accidenti, non capite? Il mio bambino? Sì! No! Sì, sì, sì! Non è possibile! Sì, sì. Ma non è possibile, ma perché Jacqueline non me l'ha detto? È una cosa recentissima di questa mattina! Bertrand, sono più felice dei uomini! Ah, speriamo che duri! C'è una cosa che mi secca in tutta questa faccenda. Quale? Non so come parlarvene. No, parlatemene, vi prego! Ebbene, ecco.
Voi sapete come nessuno di noi sia a riparo da un possibile incidente. Uscendo di qui io potrei essere travolto da un'automobile e voi scivolare su una buccia di banana. Ho perso a questo modo un cugino così, no, stupidamente, no. Sì! Io questo stavo pensando mentre voi arrivavate e mi chiedevo che cosa ne sarebbe di mia figlia se anche a voi capitasse una cosa del genere tra oggi e il giorno del vostro matrimonio. Cosa ne sarebbe di lei e del mio povero nipotino che non potrebbe più nemmeno chiamarsi Martin, capite? E allora ho pensato che una vostra piccola dichiarazione in proposito, sono sicuro che anche un comunissimo foglio di carta sarebbe ampiamente sufficiente in una sciagurata ipotesi simile. Guardate, lì avete tutto quello che vi occorre per scrivere. Eh? Avete ragione. Se dovessi ricevere qualche cattiva notizia che mi facesse venire un infarto... Non dite sciocchezze, via, è sufficiente che scriviate. Io sottoscritto, Christian Martin, riconosco di essere il padre del bambino che la signorina Barnier attende. Capite che è un padre che parla, un padre preoccupato dell'avvenire della propria figlia. Signorina Barnier è sufficiente. Voilà. Magnifico. E firmate. E firmo. Martin. Ah, voilà! Grazie mio caro Christian. A questo modo il mio nipotino avrà un padre qualunque cosa succeda. Via, ma perché fate quella faccia? Non avete mica firmato la vostra condanna a morte? Perché siete così pensieroso? Sto pensando una cosa. Voi non sembrate avere molta fiducia in me. Io? Prima i gioielli. Adesso questa dichiarazione. Dal canto mio, chi mi garantisce che voi mi renderete gioielli il giorno che sposerò vostra figlia? Ma mio caro ragazzo, se non è che questo ciò che vi turba, ebbene a mia volta mi firmerò una dichiarazione. Prego. Accomodatevi. Allora vediamo. Dunque, io ho sottoscritto Bertrand Bernier. Mi impegno a versare al signor Christian Martin la somma di franchi 350.000 il giorno che sposerà mia figlia. Che ne dite? E firmate. E firmo. Voilà. A voi. Ah, prego. Siete tranquillo ora? Siete onesto, signor Bagnini. Anche voi. Ora pensiamo alle cose più piacevoli. D'accordo. Vediamo di fare questa famosa sorpresa a Coletta. Martin, mi viene un'altra idea. Ancora? Sì, a voi. Ma ve l'assicuro. Sentite. Voi andate a nascondere. Dove? Di là? No, meglio fuori. In giardino. Meglio fuori. Io andrò a chiamare mia figlia e le faremo la famosa sorpresa. Sarà una cosa folle. D'accordo. Ma non le avete detto ancora nulla? No, non ancora. Vedrete che faccia farà quando glielo diremo. Signorina? Sì? Grazie. Sono desolato di avervi fatto attendere così a lungo, ma era indispensabile. Christian Martin è appena arrivato. Ah. Annunciategli voi stessa la verità e quando tutto sarà chiarito vogliate per favore ringraziarlo da parte mia per avermi riportato la mia valigia. Che valigia? No, non preoccupatevi, capirà da solo. E forse già che ci siamo sarà anche il caso che gli diciate che mi sarà impossibile tenerlo più a lungo al mio servizio. Lavora per voi. Lavorava fino ad oggi. E lo licenziate? Ma in un certo senso. Per colpa mia? No, ma cosa andate a pensare? Ma allora perché? Bene, perché? Perché ha fatto degli errori di calcolo sui prezzi di costo, ma vi spiegherà lui stesso. Andate, e lì di fuori in giardino. Io vi lascio sola con lui. Sì. Buona fortuna. Grazie, signor Bardini.
Amore mio! No, Cristiano! Amore mio! Tuo padre è l'uomo più adorabile del mondo! Cristiano, bisogna che io ti sì, dica. Sì, lo so, lo so, lo so. Ma adesso stai tranquilla, vieni. Devi avere molta cura di te, siediti. Così. Mia cara Jacqueline, lo chiameremo Blaise. Come? Saremo felici tutti e tre. Siamo giovani, in buona salute, senza problemi finanziari e ci abbiamo la follia. Che cosa potremmo desiderare di più? Tu sei felice? Oh sì, Cristiano, io ti hai amo. Hai aperto la valigia? Ma quale valigia? Ma tuo padre non ti ha detto ancora nulla? Mio padre? No, 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 mio padre no. Allora non digli a tutto certo io. Sicuramente vuole farti una sorpresa. Facciamo finta di niente, ok? Oh Jacqueline, ti amo. Cristiano, forse dopo non mi amerai più. Non amarti più, io? Ma non è possibile. Nulla al mondo mi impedirà di amarti. Allora preferisco dirti tutta la verità senza esitazioni. Pure io ho una confessione da farti. No, 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 prima io. No, io, la mia confessione ti sorprenderà molto. Credimi, mai quanto la mia. Ebbene, ecco. Da 4 anni lavoro per tuo padre. E io non sono sua figlia. Si tratta di un suo primo matrimonio? No, 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 non è questo. Non mi dire che tua madre non è sempre stata fedele a quel bravo uomo di Bertrand. Oh, Cristian, tu non capisci. Il signor Barnier non è mio padre, ecco tutto. Sì, sì, ho capito, ma questo non cambia in nessun modo il mio amore per te. E lui lo sa. Che cosa? Il signor Barnier sa che tu non sei sua figlia. Ma evidentemente. Ah, questo è poi formidabile. E che cosa ne dice lui? Ah, mi ha detto di ringraziarti per avergli reso la sua valigia. Come? Sì, e mi ha anche detto che purtroppo non può più tenerti nella sua ditta. Cioè mi licenzia? Io credo di sì. Non ci capisco più nulla. Pare che tu abbia fatto degli errori di calcolo. No, un momento, vediamo di ricapitolare. Che cosa ti ha detto esattamente? Ecco qua. Quando ci conoscemmo, tu mi dicesti di essere il direttore commerciale di una grossa industria. Io non osai confessarti di essere una semplice dattilografa. Poi mi chiedesti il mio cognome, ti ricordi? E io, vedendoli davanti a me la pubblicità di un sapone, ti dissi di chiamarmi Barnier. Ma se avessi avuto davanti agli occhi qualsiasi altra cosa, ti avrei detto di chiamarmi con qualsiasi altro nome. Ecco tutto. Ma allora tu non sei affatto la figlia di Barnier? È quello che sto cercando di spiegare. Ed ha l'intenzione di tenersi la valigia? È quello che mi ha detto. La miseria, ignobile, ma fregato, ma fregato! Ecco, e questo sarebbe tutto l'amore che avevi per me. Ma no, Jacqueline! Sei una cosa! Jacqueline, non volevo... E lasciami andare al diavolo! Jacqueline, ascolta! Jacqueline! Allora, signor Martin. Ecco, avete visto cosa avete combinato? Siete contento ora? Non sono scontento, grazie. Sapevate che Jacqueline non è vostra figlia? Fate delle domande sciocche. Signor Martin, io non ho che una sola parola. Voi mi avete chiesto di consegnare questa valigia a mia figlia, ebbene io lo farò non appena voi terrete fede alla vostra promessa. Ma quale promessa? Quella di sposare mia figlia. La vera? Naturalmente. E perché volete che la sposi poi? Non siete stato voi a chiedermi la sua mano? Ma diamine, io non sapevo che era lei. Ah, bisognava non sbagliarsi. Insomma, voi fate un unico lotto, figlia e valigia. E c'è anche un piccolo supplemento a titolo di incoraggiamento. Grazie, ma potete tenervi il tutto. Dimenticate, ragazzo mio, di avermi firmato un piccolo pezzetto di carta. Sì, e allora? E allora voi siete il padre del bambino di mia figlia. Vostra figlia aspetta un bambino? Sono cose che capitano. Perché non si sposa vero padre? Perché è scomparso. Ah, lui è scomparso? Sì. E voi vorreste che io, ecco. Ma voi siete pazzi, signor Bagni, siete sì, totalmente sì, pazzi. Sì, sono pazzo. Ed è per quello che contavo di arrivare a un accordo con voi. Oh, ma io non ve l'ho ancora presentata. Galette, Charmaine! È carina, sapete.
forse non è molto intelligente, ma voi lo siete per due. L'hai chiamato, papà? Sì, mia cara, ti presento il signor Christian Martin, tuo futuro marito. Hai spiegato tutta la situazione al signor Martin? Tutto, ed egli si è dimostrato molto comprensivo. Forse non è bello come Oscar, ma è meglio di niente. Oscar, ecco il responsabile. Oscar, sono tu in buona pena. Già bene, ogni volta anche apri la bocca per dire una bestialità. Ma di bene e meglio, adesso mi insulti anche in presenza di estranei. Ma se lo sposo non sarà più un estraneo. Tu taci, per favore. Decisamente, signor Martin. Tacete anche voi. Siete diplomato in diritto e conoscete il valore della vostra dichiarazione e dove può condurvi. Non dimenticate che mia figlia è minorenne. Non vi resta quindi che scegliere tra la paglia umida di una cella o una vita dolcemente comportata da 350.000 franchi. Ancora una volta, signor Martin, io non ho che una parola sola. Che cosa stai raccontando? Germe! Se dici ancora soltanto una parola, io ti pianto qui a sbrigare tutto da sola e tua figlia sposerà chi vorrà. Io me ne lavo le mani! Ben detto, per un mercante di sapone. Oh, mio moglie sta diventando di una spericolatina. Vieni, mia cara, vieni. Le ma non credi, questi Bertrand. Ragazzi che devono conoscere. No. A più tardi, mio caro. Allora aspettate un bambino da Oscar, eh? E trovate normale che io non diventi il padre, eh? E sia, la situazione nella quale mi trovo mi obbliga a cedere questo ricatto. Ma vi avviso, non avremo spesso l'occasione di incontrarci. Anzi, per così dire, non ci vedremo mai più. Magnifico! Come? Io se voglio sposarmi, soprattutto per conquistare la mia libertà, per fare ciò che mi pare e piace, è abbastanza di stare in famiglia. A voi credete che diventando mia moglie conquisterete la vostra libertà? Ma non mi conoscete, vi chiuderò in casa dalla mattina alla sera. Siete geloso? Di una gelosia che può portarmi al delitto. Magnifico! Come? Ho sempre sognato un uomo capace di uccidere, per amor mio. Ma chi vi dice che non ucciderei mai in un momento di calma? Magnifico! No! Suo padre aveva ragione, bisognerà che io abbia intelligenza per due. Ascoltate, signorina, se ho ben capito, voi volete sposarvi e basta, poco importa con chi. E beh, preferirei un bel ragazzo. Ah, in questo caso non sono adatto a voi. Oh, ce ne sono peggio di voi. No, vi ringrazio, ma no. Oh, scusatemi, ma siamo senza cameriera, bisogna che apra. Prego, fate pure. Mi dispiace di essere in ritardo. Oh, non fa nulla, papà non è ancora uscito. È il massaggiatore di papà. Vado ad avvertirlo che siete arrivato. No, no, un momento. Non credo che vostro padre in questo momento abbia molta voglia di essere massaggiato. Ma a me invece farebbe molto piacere di chiacchierare con un simile atleta. Permettete che mi presenti? Sono Christian Martin, direttore commerciale degli stabilimenti Barnier. Sei il più buono! Oh, piacere! Siete sicuramente campioni di qualche cosa, eh? Il Gran Premio di Deauville? Ah, fatetica! Il Gran Premio di Deauville! Sono io! Ah, scusate, non sono pratico! Mister Apollo 1961. Uy, da, buona annata, eh? Sì, il più bel torace di un... Basta così! Ma ditemi, con questo fisico le donne vi cadranno tra le braccia come mele cotte, eh? Beh, insomma... Ho come l'impressione che siate di un'enorme gelosia. Questo poi... E sono certo che sareste capaci di uccidere per una donna. Si potrebbe fare. Ci sono donne che adorano cose del genere. La vostra donna sarà molto fortunata. Caro signore, io devo conferire il momento col signor Barnier. Siate così gentile ad attenderlo di là. Pochi minuti, grazie. Al piacere di rivedervi, signor Dubois. Prego. E bravo ancora. Molto bravo. È raro incontrare così bell'uomo. Eh sì, non è male. Se fossi femmina, dovessi decidere tra lui e me, non avrei esitazioni. Ah, neppure io. Ma allora perché non sposate lui invece di me? È perché nessuno me l'ha mai chiesto. Ma benedetta ragazza, bisogna approfittare di queste buone occasioni. Dite subito a vostro padre che lui dovete sposare. No, no, fatelo voi. Volentieri. Signor Barnier, non bisogna perdere un istante. Allora,
Vi siete messi d'accordo voi due? Signor Barnier, ho appena scoperto il fondo del cuore di vostra figlia. Bravo, magnifico, le mie congratulazioni. E mi sono purtroppo reso conto che stavamo per commettere un crimine. Oh, ma che esagerazione abbiamo. Colette, permettetemi di chiamarvi Colette. Oh, ma ora tutto vi è permesso, mio caro. Colette è innamorata alla follia, vero signorina? Abbastanza. Ah, allora tutto è a posto. Del vostro massaggiatore. Cosa? Il signor Dubois. Quel grosso stupido. Dato che Colette si trova, diciamo così, nell'obbligo di sposarsi, ella preferirebbe di gran lunga sposare quel grosso stupido. Il signor Dubois. È vero, Colette? Oh sì, papà. Ella trova che io non sia fatto il suo tipo, vero signorina? Oh no. Ma questo cambia tutti i miei piani. Io avrei preferito che sposasse voi, ma se lei preferisce il signor Dubois, per me lui o un altro va benissimo lo stesso. Vabbè, d'accordo, vedete di sistemare la cosa voi stesso. E no, signorina, bisogna che vi parliate voi personalmente il vostro ruolo di padre. Evidentemente, ma non mi diverte affatto. Io non voglio disturbarvi oltre, ma prima di andarmene volevo sapere se potevate rendermi quel tal pezzetto di carta, ricordate? Calma, ragazzo mio, calma, non possiamo liquidare la cosa così facilmente, no. Se non dovesse funzionare con quello di là, preferirei avervi a portata di mano. No. Tornate nel pomeriggio e se tutto sarà sistemato vi restituirò la vostra dichiarazione e approfitteremo dell'occasione per sistemare i nostri conti prima che le nostre strade si separino per sempre. Se mi licenziate, bisognerà che prima della mia partenza io vi metta a corrente dei problemi del settore dell'esportazione. Sapete sicuramente che va piuttosto maluccio, eh? Ah sì? Bisognerà trovare assolutamente una soluzione. No! Potrebbe essere una catastrofe. Devo aver fatto un po' di confusione. Bisognerà riparlarne. Per il momento consideratevi sempre come facente parte del mio personale. Conto su di voi per sistemare la faccenda delle esportazioni. Sarà molto difficile, signor Barnier. A questo proposito dovete firmarmi dei documenti. Va bene, tornate più tardi e ne riparliamo. No, ve ne sono alcuni molto urgenti. Accomodatevi, signor Barnier. E poi finirò direttamente nell'ufficio. Avanti, vediamo. Ecco, questa è la domanda per sbloccare il nostro conto EFAC. Non avete che da firmare qui. Questi sono i certificati necessari all'esenzione fiscale per l'esportazione. E poi? E questo è il foglio di dichiarazione doganale. Ce n'è ancora molti? Ancora due. Qui dovete mettere letto ed approvato. Letto ed approvato. E l'ultimo. Voilà, e adesso fino all'ufficio. Bravo, tenete sotto controllo la situazione e tornate a riferirmi al più presto. Contate su di me. Bene. Arrivederci signorina, ancora tutte le mie felicitazioni. Arrivederci. Non è male quel ragazzo, peccato che tu non voglia sposarlo. Sì, ma preferisco l'altro. Va bene, torna in camera tua, vedrò di convincerlo. Vai. Philippe! Venite, Philippe! Vogliate scusare il mio ritardo, signor Barnier, pensate ma che... Ma figuratevi, mi ero completamente dimenticato di voi. Come vi sentite? No, c'è male, grazie. Avete fatto lavorare i vostri addominali? Non ne ho avuto tempo, pensate. Si vede, e si direbbe anche che avete accumulato un po' di grasso. Vi siete pesato? Ma io no. Fate male, signor Barnier. Sentite, Philippe, io avrei da parlarvi. Parlate, mi ascolto, signor Barnier. Ma se prima bevessimo qualcosa, che so io, con... cosa ne direste di un bel whisky, eh? Mai alcol, sì, va bene. Allora un bel caffè, un cafferino, eh? Mai caffè, va bene? Allora, diciamo, una bella spremuta di limone. Meglio un bicchiere di latte. Non ce n'è, come non detto. Sentite, Philippe, vedete, io ho un grosso problema. Sempre il vostro solito dolorino alla terra. Vado subito a fargli un bel massaggio. Oh,
Voi mi massaggiate e intanto potremo parlare. Allungatevi, puttana! Che adagio, accidenti! Sempre delicato, il nostro signor Pagliè! Siete voi che siete troppo energico! E adesso cosa ci fate qui voi? Il signore mi scusi, ero in camera mia per preparare le mie valigie che farò ritirare dal mio autista. Ma allora potete anche andare, vi ho visto abbastanza. Il signore mi scusi, ma anche se sto per diventare baronessa, gradirei tuttavia che il signore mi pagasse il dovuto. Ah, giustissimo, giustissimo, quanto vi devo? Siamo 15, fa giusto la metà, 263 franchi, tutto compreso. Non esigo le vacanze pagate, in quanto partirò presto per l'Italia con il barone e sarà lui a pagare. D'accordo, d'accordo. Ehi voi, passatemi il posteriore. Passatemi il portafoglio nella tasca posteriore, accidentaccio. Date qui. Ecco qua. Uno, due, tre, tenete. Tenete tutto, non ho tempo per il resto. E per il certificato di ben servito rivolgetevi alla signora, io non ho tempo. Non ne avrò bisogno, avrò quattro domestici. Allora, mia cara, le vostre preoccupazioni non sono finite. Ah, quando saremo installati nella nostra residenza estiva, spero vorrete essere i nostri graditi ospiti per un fine settimana. Sarà una gioia. Ma senz'altro avremo l'occasione di incontrarci molto prima. Ma certamente. Conto di essere a presenti al matrimonio di Colette. Che Colette? La vostra adorabile figliola. Ah, già, sì, naturalmente. Mi manderete l'invito? Certamente, potete contattarci. Allora, arrivederci, signor Bagni. Arrivederci, signora baronessa. E favorite portare i miei omaggi alla signora. Non mancherò. Bye bye! Questo è il colmo! Sono sempre problemi con il personale. Ma chi lo dite? Ma per fortuna voi non ve la prendete! A proposito, come va con la rosa? Si chiama Florenza, non sbaglio! Silenzio sottovoce, maledizione! C'è una foglia nella camera accanto! Oh, scusate, non sapevo! Non ha sentito, poco male. Sentite, Filippo, io vorrei parlarvi di mia figlia. Qualcosa non va? No, va tutto bene, ma vedete, vorrebbe sposarsi. Ah, sì? Sì. E con chi? Con voi. Con me? Sì, ma scherzate. Ma no, ma sapete... Ma perché diavolo stiamo parlando sottovoce? Non abbiamo niente da nascondere noi. È stato quando vi ho chiesto della rosa che voi... Ah, non così forte, maledizione! Non così forte, vi ho detto! Non così forte! Ma io non ho detto nulla! Io ho detto non massaggiate così forte e anche non parlate così forte. Così? Così va meglio. Sentite, Filippo, a voi piacciono i bambini? Mi piacciono sì o no? Un mio incubo. Sono il vostro incubo? Poi cominciamo bene! E perché sono il vostro incubo? Non amate i bambini? Sì o no? E non vi piacerebbe averne? Non posso. Non potete? Perché non potete? Avete avuto gli orecchioni a 18 anni. E allora? Allora? Capisco. Ma non vi dispiace non poter diventare papà? Allora, mio caro Filippo, penso di aver trovato la soluzione al nostro problema. Che cos'è questa storia? Ho saputo da Colette che è rotto col signor Martin. Senti, Germaine, lei, François, meglio, Germaine, ti prego di non rischiare questa faccenda e lasciarmi sbrigare tutto da solo. Buongiorno, signora Bagni. Oh, come siete virile. Sì, di questo parleremo poi dopo. È lui il giovanotto che vuoi sposare? Sì, mamma.
Certamente ha un bel fisico. Cosa? Ma voi non avete visto nulla? Ehi voi, spogliatevi. Io? E chi? Mia moglie? Completamente? No, no, solo la maglietta. Vedrete che roba! Giratevi un po'. Fate funzionare un po' tutta quella roba. Assaggiatore, questo è tutto. È gran premio di Tommy. Non è possibile. Sì, 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 sì. E volete sposare mia figlia? Io? Ah, è meglio di tuo padre. Lui sì che è un uomo potente. Oh, beh, anch'io non mi dispiace. Ne conosco una che sarà di una gelosia folle. La signora Bayou pensa che suo Jean non è riuscito ad ottenere il premio Goncourt. Sì, va bene. Ehi voi, basta così, rivestitevi. Oh, bisogna che festeggiamo con una buona bottiglia. Sì. Gli hai spiegato la situazione? Ero sul punto di farlo quando tu, come al solito, mi hai interrotto. Cerca di non fare sciocchezze, mi raccomando. Conta su di me. Se un giorno mi avessero detto che mia figlia avrebbe sposato il mio massaggiatore perché aspetta un bambino dal mio autista, ebbene, guarda... Che cosa avresti fatto? Saresti andato in ufficio in bicicletta? Vieni, che figlia spirito, mia. Andiamo. Sempre più spirito. Allora, figlia, che ne dite di mia figlia? Dovrebbe sviluppare i dorsali. E voi sareste disposto a sviluppargli? Non chiedo di meglio. A svilupparglieli legalmente, capite cosa voglio dire? Non completamente, no. Nel matrimonio intendo dire. Ah, vi prevengo subito, io ho previsto per mia figlia una bella dote che vi permetterà di risolvere tutti i vostri problemi finanziari. Ditemi, anche voi, sicuramente anche voi avrete qualche sogno, qualche desiderio da realizzare. Che cosa? Mi piacerebbe aprire una bella palestra. Tutto per me. Ma con quello che io ho l'intenzione di dare a mia figlia, ma voi di palestre ne aprite due. Ma che dico? Uno stadio. Guardate, qui dentro c'è di che farmi felice. Aprite, aprite. Uno stadio, vi dico, uno stadio intero. Uno stadio. Cos'è quello? Lo si direbbe un reggiseno. Accidenti! È la valigia di Bernadette! Ha portato la mia valigia dal barone! Bernadette è una nuova! No, 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 è la mia serva che ho licenziato! E che ha portato la mia valigia dal barone! Che barone? L'ex fidanzato di mia figlia! Vostra figlia è fidanzata con un barone! No, 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 ho preferito Oscar! Oscar? Sì, il mio autista dal quale aspetto un bambino che si è arruolato nella legione straniera! Nella legione? Tanto che uno dei miei dipendenti mi rubava 400.000 franchi per sposare mia figlia che non è mia figlia, ed ecco che la serva sparisce con i miei gioielli, capite adesso perché volevo fare sposare? Signore, ho il piacere di annunciarvi che mia figlia ed io siamo d'accordo. Voi vi siete inteso con mio marito? Veramente? Allora tutto è perfetto. Colette, puoi baciare il tuo fidanzato. Bisogna che festeggiamo questa bella giornata. Ti ricordi, Bertrand, quando eravamo fidanzati? Bei tempi. Colette, per favore, vai a vedere chi è. Vogliate scusarci, signore, ma siamo rimasti senza domestica. Forse mio marito non ha ancora avuto il tempo di dirvi che l'ha licenziata. Oscar! Piccioncino mio. Oscar! E tu mi avevi detto che non era ragione. Ma questo cambia tutto, bisogna che non incontri questo gran premio. Venite, mio caro, arrivato il momento di là. Verremo a trovarli. Ah, no, fuori! E adesso tu fai bene attenzione a ciò che dici. E non parlare ad Oscar come se fosse ancora tuo figlio. No, ricorda che tua figlia porterà il suo nome. Sì, tranquilla. Mamma, Oscar è tornato. Oscar, venite fra le mie braccia, mio caro.
Sono così felice di vedere. Sedetevi, mio caro. Ci avete fatto una tale paura. Bertrand, saluta il signor Oscar. Come va, mio caro? Prego, 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 accomodatevi. Allora, diteci, che cosa vi è successo? Io credevo che la signorina... Oh, la signorina su via, signor Oscar. Chiamatela pure Colette. Quando il signore mi ha messo alla porta... Ma è stato uno scherzo, vero Bertrand? Ma certamente! Io ho creduto... Ma come avete potuto credere a una cosa simile? Allora è stato per questo che vi siete arruolato nella legione straniera? Sì, signore. Ma non chiamatemi signore, via, chiamatemi Bertrand. Ma ditemi una cosa, come avete fatto a sciogliervi dal vostro impegno con la legione straniera? Quando sono arrivato a Marseille, ho dovuto passare un'altra visita medica e mi hanno riformato. Oh, questa sì che è una fortuna! Ma come mai vi hanno riformato? Mi sembrate in perfetta salute. Col permesso della signora? Ho i piedi piatti. I piedi piatti! Oh mio Dio, com'è divertente! Hai sentito, Bertrand? Il signore ha i piedi piatti. Meglio questi che gli orecchioni. Non dategli retta. Ha voglia di scherzare. È un bambinone lui. Ormai lo conoscete. No. Ma adesso vieni, Bertrand. Lasciamo questi ragazzi soli. Ma certo. Chissà quante cose avranno da dirsi. Ti ricordi quando eravamo fidanzati? Ma io chiacchiero. Ah, più tardi, miei cari. Colette, sì. Se ti serve qualcosa, chiamami pure quando vuoi. Sì, mamma, sì. Cucina, credevo che tu mi avessi abbandonata. E io credevo che tu non mi amassi più. Ciò che conta ora è che tu sia qui. Ma dimmi, perché i tuoi genitori mi hanno accolto così? Vedi, avevo paura che si opponessero al nostro matrimonio, così ti ho fatto credere di aspettare un bambino. Da me? Certo, da chi se no? Ah, mi avranno preso per una canaglia. Naturalmente. Io, con tutti i miei sforzi per rispettarti. In ogni caso acconsento. No! Sì! Piccioncino mio! Un sacchiotto mio! E di chi è questo nasino? È mio! E di chi è questo orecchietto? E dello sacchiotto tuo. Ah no, No! Questo è troppo! È troppo! Bruto! Che bella cosa l'amore, vero Bertrand? Ma come mai che non è Oscar? E voi cosa ci fate? Dov'è Oscar? Ha inghiottito i gioielli della cerva. Chi si è ruolata nella legione straniera? Perché? Perché avevo trovato un bambino nella valigia! E te con cosa ne faccio dei vostri soldi? Ecco! Terapeuta è un paranoico. Figuratevi che aveva i piedi piatti. Ne sono felice per voi, signorina. In ogni caso vi ringrazio, Bernadette. Il vostro suggerimento ha avuto buon esito. Ci sposeremo prestissimo e finalmente potrò fare la mia vita. Vedete, tutto bene ciò che finisce bene. Ma adesso scappo però, non ho nessuna intenzione di incontrare vostro padre. Ero solo venuta a riprendermi la mia valigia e a lasciare qui la sua. Ah, ecco. E questa, vero? Sì, signorina. Ecco. Vi ringrazio. Allora, arrivederci. Arrivederci, Bernadette. E vi auguro buona fortuna. Anch'io, vi accompagno. Non occorre, conosco la strada. Ma è un piacere, sapete, Oscar. Ma... Accidenti.
avessi tra le mani quella stupida che ha portato via la mia valigia. Pronto! Vorrei vedere la bitiniera! È Bertrand Barnier al telefono. Buongiorno, mio caro, come va? Sì, meravigliosamente bene. Sì, tengo in primo luogo a felicitarmi con voi per il vostro fidanzamento. Oh, sì, siete sì, una donna intelligente, spirituale, piena di temperamento. È quello che ci voleva per un giovane intelligente come voi. I vostri genitori saranno contenti, immagino, eh? No! Come mai? Ma via, andiamo, ma questi sono pregiudizi, andiamo. E la fusione delle classi sociali dove la lasciamo? Ma certo, avete perfettamente ragione voi. Sarà un'eccellente padrona di casa. Noi ne eravamo pienamente soddisfatti. Ma ditemi, è lì da voi in questo momento? No, vedete, partendo di qui, ha preso con sé una sua valigia e ha lasciato qui la sua. Una mia valigia e ha lasciato qui la sua. Una distrazione, evidentemente. Ecco, volevo giusto chiedervelo. Magari per il tramite del vostro autista? Ah, siete molto gentile, grazie. Oh, Oscar? Vedete, Oscar... siete già al corrente. Te sei mia figlia come voi, e per la fusione delle classi sociali. Sì, allora posso contare su di voi. Grazie. A presto, mio caro, grazie. E così vi farò riavere la valigia della vostra fidanzata. Grazie. Arrivederci. Che abbrutito. Papà? C'è il signor Martin. Allora, questa faccenda delle esportazioni, tutto a posto? Nello stato in cui sono mi è stato impossibile occuparmene. Perché? In che stato siete? Sono disperato. Via. E voi siete il responsabile della mia disperazione. Io? E perché? Jacqueline è scomparsa. Andiamo, la ritroverete, andiamo. Ma come volete che la ritrovi? Io credevo che fosse vostra figlia, per cui non conosco né il suo vero nome né il suo indirizzo. Ah già, è vero. La vita non ha più alcun senso per me. Andiamo, non esagerate adesso. Signor Barnier, io volevo chiedervi un piccolo favore. E quale? Potreste rendermi la mia valigia? Quella con i gioielli? Mi fareste proprio un grande piacere. E che altro ancora? Sono talmente seccato. Vi consolerete altrimenti. E poi c'è un'altra cosetta che mi rattrista. Ma sì, e quale? Bisogna proprio che io vi confessi la verità. Aspettate che io mi sieda prima. Ogni volta che mi confessate la verità è una catastrofe. Ma avanti, parlate, vi ascolto. Vi ho rubato 400.000 franchi. Cosa? Restate seduto che adesso vi spiego. Non è possibile. E invece sì, purtroppo. E ciò che è terribile è che questa volta ho proprio rubato denaro liquido dalla banca. Cosa fate? Telefono alla polizia. Ma aspettate che io abbia finito di spiegarvi e poi telefonerete alla polizia. Come avete fatto a rubarmi altri 400.000 franchi? Ecco una domanda sensata. Vi ricordate che poco fa vi ho fatto firmare un mucchio di carte? Sì, e allora? Tra queste carte avevo inserito un foglio bianco opportunamente piegato. E su questo vi avevo chiesto di scrivere il vostro pugno letto ed approvato. E allora? Successivamente ho provveduto a riempire questo foglio che è diventato una procura che mi dava ampi poteri. Con questa procura a mano mi sono recato in banca ed ho prelevato 400.000 franchi dal vostro conto, tralasciando le centinaia per non azzerarlo. E la banca vi ha versato questo importo senza obiettare nulla? Ma signor Barnier, sapete benissimo che da parecchi anni mi occupo di tutte le vostre questioni bancarie. E ciò mi ha permesso di diventare piuttosto conosciuto, in particolar modo dal signor direttore. Egli infatti non aveva tutto ciglio. Ha detto soltanto, sapete come fa lui, no? Dal signor Barnier ci si può aspettare di tutto. Fatto così. Il direttore ha fatto... Esattamente. Ebbene, anche costui avrà mie notizie. Prima di precipitarvi nuovamente sul telefono, lasciatemi finire. Perché? Non ce n'è abbastanza per mandarvi sulla ghigliottina? Oh sì, ma volevo solo aggiungere che ho già provveduto ad avvertire la polizia. Oh, la buona ora! Ecco la copia della lettera che ho appena spedita al commissario. Prendete e leggete. Prego.
Signor commissario, tengo ad avvertirvi che il signor Barnier, proprietario degli omonimi stabilimenti, mi ha dato l'ordine di ritirare per lui tutto il denaro liquido depositato sul conto bancario degli stabilimenti. Oh! È il seguito più interessante, sì. Temo, signor commissario, da ciò che ho potuto capire, che il signor Barnier sia sul punto di fuggire dopo aver trasformato questa somma in gioielli che era inchiuso in una valigia. A questo riflettendo bene, credo di aver esagerato ancora una volta utilizzando il termine rubato. In effetti, voi mi avete preso una valigia che mi apparteneva e io non ho fatto altro che rimborsarmi. Ma c'è qualcosa di molto divertente in chiusura della lettera. Ciò si può spiegare solo con l'effetto di una sorta di depressione mentale di cui il signor Barnier soffre da qualche tempo e che si manifesta con discorsi ed azioni incoerenti. State cercando di farmi passare per pazzo! Un momento e vedrete. È per questa ragione, signor commissario, che mi permetto di segnalarvi il fatto nella speranza che da parte vostra vi sia possibile intervenire prima che sia troppo tardi. Firmato Christian Martin, direttore commerciale degli stabilimenti Barnier. Ecco tutto. Mi basterà parlare, sarò io ad essere creduto. Oh, non credo proprio quando troveranno a casa vostra la valigia con i gioielli. Tutte le spiegazioni che darete sembreranno verosimili. Riflettete! Ah, vedrete se non mi crederanno! Siate ragionevoli, signor Barnier. Pensate a questo passaggio della lettera. Ciò si può spiegare solo con l'effetto di una sorta di depressione mentale di cui il signor Barnier soffre da qualche tempo che si manifesta con discorsi ed azioni incoerenti. Pronto! Polizia! Benissimo! Tengo ad informarvi immediatamente che, contrariamente a quanto affermato in una lettera che state per ricevere, io non sono assolutamente pazzo! Cosa? È Bertrand Barnier al telefono! E lei saponete al baobab, appunto, stavo dicendo che io sono perfettamente sano di mente e sono vittima di un astuto imbroglione! Cosa? 21 Boulevard Suchet! Sì, d'accordo, benissimo, passerò lì nel pomeriggio per la denuncia. Grazie signore, siete molto gentile. Avete visto come si fa? A questo punto, signor Barnier, vi propongo una transazione. Parliamo cifre tonde per non complicare le cose, va bene? Allora, i gioielli che erano destinati alla mia felicità coniugale valgono, diciamo, 340.000 franchi. Io mi sono visto costretto a prelevare dal vostro conto 400.000 franchi. Se voi mi rendete i gioielli che io considero miei, io vi verserò il loro controvalore in contanti. Già, e la differenza di 60.000? Stavo per arrivarci. Dato che vi considero responsabile della sparizione di Jacqueline, tratterrò questi 60.000 franchi fino al giorno in cui non me l'avrete ritrovata. Lasciatemi riflettere un momentino. Ma credo che, tutto considerato, finirò con l'accettare la vostra proposta. Portatemi il denaro e io vi restituirò la valigia con i gioielli. Bene. E Jacqueline? Vi darò il suo indirizzo. Ah, lo conoscete? Sì, me l'ha dato prima di andar via. Qua la mano, signor Barnier. E mi renderete anche quel tal pezzetto di carta, non è vero? Visto che me lo chiedete così gentilmente. Allora concludiamo. Ho lasciato in giardino una valigia contenente 400.000 franchi in biglietti di banca. Non è stato prudente! Ma io ero sicurissimo che il nostro colloquio non sarebbe durato a lungo. I conti sarò ancora io a fregarlo. Vi consegnerò questa che è la valigia di Bernadette. E tra poco l'autista del barone mi porterà quella con i gioielli. Io conto l'indirizzo di Jacqueline, non lo conosco, ma si potrà sempre inventarne uno. Vediamo al 35 di via Figlie di Maria. Ecco, signor Barnier. E l'indirizzo di Jacqueline? Sì, certo. Eccolo qui. Grazie. E il suo cognome? Il suo cognome? Sì, come si chiama? Il suo cognome, sì. Aspettate, un momento. Ah, ci sono! Buiot. Sì, me lo ricordo perché mi disse che aveva dei complessi a causa di questo nome. Al 35 di via Figlie di Maria? Ah, appunto. E la mia piccola carta? Ah, sì, è vero. Non l'ho messa. Eccola. Eccola qua. Sì. Ok. Alla. Non restano che i gioielli. Non restano che i gioielli. Voilà.
Siete onesto, signor Barnier. Grazie. Anche voi, mio caro Christian. Anche voi. Sono contati. Ah, si direbbe che non abbiate fiducia in me? Io, ma per l'amor del cielo, ma cosa andate mai a pensare? Allora, adesso andate. Sì. Andate. Jacqueline starà morendo di impazienza. Avete ragione. Caro Bertrand, siete un uomo molto comprensivo. Peccato che non possiate essere mio suocero. Oh, io adesso ve lo dite per farmi un po'. No, lo penso veramente. Andate, andate, non perdete tempo. I miei omaggi, la signora Barnier. Non mancherò. A presto. A presto, mio caro. In fin dei conti sono io che l'ho giocato. Voleva fare il furbo con me. Pazzo, io. A proposito della lettera al commissario, volevo rassicurarvi, non l'ho ancora spedita. Non l'ho ancora spedita? Allora la mia telefonata di poc'anzi sarà risultata incomprensibile. Pronto, polizia. È il sapone Barnier al telefono. Ecco, volevo vi telefono per pregarvi di non tener conto della mia telefonata di poco fa. No, si trattava di un errore. Ma sì, certo, è tutto perfettamente in ordine. Vi ringrazio, siete molto gentili. Grazie. Buongiorno, signore, buongiorno. Sto preparando la lista degli invitati. Direi che, date le circostanze, questo matrimonio dovrà essere celebrato nella più stretta intimità. Non più di 300 persone. In ogni caso dovremo invitare Honoré della Bitiniere famiglia. No, ci sarà da divertirsi. Quanto scommettiamo che è un altro guaio? Vai ad aprire e lo saprai. A proposito, hai telefonato all'agenzia di collocamento. Ne ho abbastanza di andare ad aprire la porta io. Non ti preoccupare, mi hanno promesso di mandare qualcuno in giornata. Ah, meno male. Ma che cosa succede ancora? Ho ricevuto un espresso. Va bene, sono cose che capitano. Non mi sembra il caso di piangere così. Tieni, leggi. Pulcino mio. Chi è questo pulcino? Ma sono io. È di Oscar. Grazie, c'ero arrivato da solo. Ho compreso infine che apparteniamo a due mondi diversi e tu non potresti essere felice con me. Me ne vado. Ho accettato di sostituire un autista malatosi all'ultimo momento e parto con una spedizione per il Polo Nord. Addio, un morso al naso dal tuo Oscar. Un morso al naso? Noi ci portavamo sempre il naso! Oh, magnifico! Mia figlia che morsica il naso al mio autista. Dopo l'Africa il Polo Nord. Ma non può mai essere fermo questo ragazzo. Eccoti di nuovo senza mai. Ah, adesso ci penso io. Ma cosa vuoi fare? Telefono a quelli della polizia. Alla polizia? Ma cosa? Ma Germina. Ah, lo vedrai. Pronto, polizia. Oh. E sono la signora Barnier e la moglie delle saponette. Ci capita una seccatura. Il nostro autista è partito per il Polo Nord. Potreste per favore bloccare strade, stazioni, aeroporti? Statura 1,70 circa. Capelli? Sì. Segni particolari? È il fidanzato di mia figlia. È la figlia delle saponette Barnier. Pronto? Come? Oh, siete disgustosamente volgare. Bertrand, mi hanno dato della pazza. Senti, non lascerai che dicono questo di me. Di questo passo arriveremo presto alla rivoluzione. Entro due anni saremo l'anarchia. Senti, e nessuno oserà più circolare per le strade. Ascolta. Quanto a me, non ho neppure un marito che mi difenda. Pronto? Pronto, polizia. E sono la signora Barnier. Sono la moglie delle saponette e voglio parlare subito col commissario. Come sarebbe a dire ricominciamo? Che cosa ricominciamo? Oh, avrete presto mie notizie, signore. È tutto ciò che ho da dirvi. E questi dovrebbero essere quelli che ci difendono dai malfattori. Quanto a te, se tu non avessi licenziato la serva, Oscar non sarebbe partito per il Polo Nord.
Non vedo il rapporto fra le due cose. In ogni caso è colpa tua. Ah, senti, io rinuncio a discutere con te. Me ne vado a dormire. E vai, e buonanotte. Ah, gli uomini. E Oscar è ancora più stupido degli altri. Cosa non ti sarebbe successo, figlia mia, con un tipo simile? Non voglio più rivederlo. Hai ragione, mi dà molta più fiducia il massaggiatore di tuo padre. Lui almeno è sedentario. Così parla da tassere. Ma certo. Che cosa c'è ancora? Io ricordo Alice, signor Barnier, da parte barone della Boutinier. Oh, vi ringrazio, Radini, siete molto gentile. Barone ha chiesto me di prendere valigia, signorina Barnier. Certamente. Prendete e ringraziate il barone di parte tanto di mio marito. Io non mancare, arrivederci, signora. Arrivederci, Dimitri. Il mio nome è Igor. Ah, buongiorno, Vladimir. Tuo padre ne sarà felice. Dov'è? Dove? Ma cosa cerchi? Dov'è? Ma che cosa cerchi? Dov'è? Ma che cosa cerchi? Tutto ciò mi sembra estremamente bizzarro. Oh, santo cielo! Non è mai venuta così tanta gente come da quando non l'abbiamo sulla serva. Oh, buongiorno, caro Filippo. Che piacere rivedervi. Sono venuto a scusarmi con il signor Barnier per il mio comportamento di poco fa. Oh, ma siete già scusato, caro Filippo. Siete stato molto gentile a venire fino qua. C'è stato solo un piccolo malinteso tra di noi, ma ora tutto è a posto. Conoscete mia figlia? Oh, ma sì, ma che sciocca! Sedetevi, caro figlio, mio marito sarà subito qua. Colette, per favore, vai a divertire tuo padre. Sì, mamma. Forse avevo bevuto troppo, ma quando ho visto la signorina seduta sulle ginocchia di quel signore, non ho capito più niente. L'ho messo al tappeto e l'ho buttato fuori. Ma è del tutto naturale, la vostra reazione è perfettamente comprensibile. Era un cugino che tornava dall'Africa. Sì, va bene, ma sapete, sul momento ho pensato ad altro io. Sono un tipo un po' focoso. Beh, alla vostra età è naturale. L'altro giorno ho steso un poliziotto. Oh, avete fatto bene. E un'altra volta un impiegato del metrò. Ma sicuramente sono le uniformi che non vi vanno. No. Il mese scorso fu un commerciante di colori. Ma non vi provoca poi dei fastidi questa vostra mania di... Mio caro Filippo, molto gentile a essere venuto fino a qui. Sono venuto a scusarmi. Ma per carità, siete già scusato. C'è stato tra di noi solo un piccolo equivoco, ma ora tutto è chiarito. Ma prego, prego, accomodatevi. Tutto questo gliel'avevo già detto io. Cerca di trovare qualcos'altro. Vieni, figlia mia, andiamo. E adesso fa bene attenzione a ciò che dici. Costui ha già steso un poliziotto, un impiegato del metrò e un commerciante di colori. Lo sapevo io. Aveva ragione Christian. Mi sta avvenendo una depressione mentale. Ve l'avevo detto che non potevo bere. Me l'avevate detto? Eh sì, mi agisce sui nervi. Ah. E mi rende zing zing. Zing zing. Zing zing. Ah, capisco. A voi no. No, a me non è l'alcol che... Ma parliamo di voi meglio. Ma meglio ancora parliamo del vostro matrimonio con mia figlia. Spiegavo alla signora Barnier che quando l'ho trovata seduta sulle ginocchia di quel vostro cugino... Che cugino? Non ho cugini io! Quello che è tornato dall'Africa. Ah, volete dire il mio autista? Il vostro autista? Sì, ma non l'ho già licenziato, non preoccupatevi. Ma la signora Barnier mi aveva detto che era un vostro cugino che tornava da... Ah, sì, esatto, esattamente, ed è ripartito per il Polo Nord, esattissimo. Non capisco. Non c'è niente da capire. Ho l'impressione, signor Barnier, che state facendo dei discorsi incoerenti. No. Ah, no, e non parlatemi di discorsi incoerenti, sapete? D'accordo. Non arrabbiatevi, vi potrebbe venire una depressione mentale. Ma soprattutto non parlatemi di depressione mentale! No, non dico più niente. Bravo! No. State zitto! Non dite più nulla!
nulla! No, no. Mio caro Filippo, vorrei riprendere il nostro discorso al punto in cui l'avevamo lasciato. Vi ricordate, vero? Vi stavo parlando di una bella dote che io avevo previsto per mia figlia, che vi avrebbe permesso di aprire una palestra e quant'altro ancora. Vi ricordate, vero? Ebbene, questa dote era costituita da un lotto di gioielli contenuto in una valigia. Ora è successo che la mia serva, che avevo licenziata, partendo, si è sbagliata di valigia. Ha preso con sé quella con i gioielli ed ha lasciato qui la sua. Mi seguite? Perfettamente. Vi seguo, signor Barnier. Se non capite qualcosa me lo dite subito? No, no, va benissimo. Fin qui va benissimo. Allora proseguo. Capirete quindi perché, aprendo quella valigia, voi abbiate trovato dentro il reggiseno di Bernadette. Bernadette è la serva. Che avevo licenziata, sì. E che era partita con la valigia. Contenente i gioielli. Ci sono. Ci siete? Allora posso andare? Assolutamente. Allora vado. Uno dei miei impiegati mi ha rubato 400.000 franchi. No! Sì! Non entro nei dettagli per non complicare le cose. In breve, me li ha riportati. Tanto meglio. Sono in questa valigia. La valigia della serva? Ma no! Vi sto dicendo che la valigia della serva. Ho pregato il barone di rifarmela riportare. Che barone? Ma vi ho detto che la mia serva sposa un barone, ma insomma, non capite, accidenti! Sì, vi capisco, signor Barnier. Ma questa storia è quanto complicata, Mi rendo conto che a prima vista potrà apparire complicata, ma vedrete che quando l'avrò spiegata al commissario tutto sarà perfettamente chiaro e sarò io ad essere creduto! Volete spiegarla al commissario? Ah, sì! Perché non vi ho detto? Quel mio impiegato che mi ha rubato 400.000 franchi sta cercando di farmi passare per pazzo! No! Sì! Dove ero arrivato? Al punto in cui la serva sposa il barone. Ah, sì, è vero! Giusto, mi fa piacere che abbiate potuto seguire. Ecco dunque davanti a voi una valigia contenente 400.000 franchi in biglietti di banca. Ma non parlavate di gioielli? Sentite Filippo, datemi retta. Voi avete già qualche problema da afferrare il tutto. Vi prego, non cercate complicazioni. Date retta a me. Io vi dico che in questa valigia ci sono 400.000 franchi in biglietti di banca. Sposate mia figlia e questa somma sarà vostra! Non mi credete? Sì, vi credo, sì. Ma no! Sì. No, così no! Adesso voi aprite questa valigia. L'aprite qui davanti a me e vedrete! E vedrete! E vedrete che non sono il pazzo che sembra! Aprite quella valigia! E poi vedrete! La valigia di Bernadette! Sempre la valigia di Bernadette! Ci siamo! Ci siamo! Questo è il colpo finale! Sono Zin Zin! Sono Zin Zin! Perché? Sono Zin Zin! Pronto? Polizia? Vi telefono alla casa del signor Barnier. Sì, quello delle saponette. No, non va affatto bene, no. Anzi, credo che sia diventato matto tutto d'un colpo. Ma no, non io, lui, fabbricante di saponette.
Pronto? Un momento, aspettate, un momento! Cosa sta succedendo? Credo che il signor Barnier abbia dei disturbi. Allora bisogna avvertire il servizio guasti. No! Parlavo del signor Barnier in persona. Fa discorsi incoerenti a proposito di una valigia di gioielli, di un'altra contenente biglietti di banca. Mi ha parlato di un impiegato che gli ha rubato 400.000 franchi e di una serva che sposa. Non so che barone. Ah, la serva che sposa il barone è vero, è la nostra. E per il resto credo che non abbiate capito. Devo dire però che questa storia di valigie mi lascia alquanto perplessa. Comunque voi non preoccupatevi di ciò che racconta mio marito. L'essenziale è che vi intendiate con mia figlia. Colette, bacia il tuo fidanzato. Fate i bravi. Papà vi ha detto che aspetta un bambino? Aspettate un bambino? No, appunto, non lo aspetto. Allora perché vostro padre avrebbe dovuto dirmi che ne aspettate uno? E perché gliel'ho fatto credere per poter sposare Oscar? No, volete sposare Oscar? No, adesso non più. Non voglio un uomo che parte di continuo. Mettetevi un po' al mio posto. Io? Signorina? Ne ho abbastanza di stare con i miei genitori. Voglio sposarmi, capite? Sì, sì, vi capisco benissimo, signorina. È una grossa dote, sapete? In una valigia! In una valigia! Ma siete matto? Dov'è tua madre? È di là? Germain! Vengo! C'è un mistero che devo chiarire. Credo comunque che dovremmo evitare anche i Tournel. Che cosa ne pensi, Bertrand? Ma ne infischio! Prima devo mettere in chiaro certe cose. Che cose? C'era qui una valigia a cui davo molta importanza. Quella con i gioielli. Silenzio! Voi dite sciocchezze, non vedete che mio marito ha voglia di scherzare? Silenzio! Papà! Taci tu! Era per dirti che Bernadette l'aveva riportata la tua valigia. Quando? Poco fa e ha ripreso la sua. Ma perché urli così? Tutto è a posto, no? No, maledizione, non è a posto perché quella è la valigia che ho restituito a Martin. Ma se ci tenevi così tanto a questa valigia, non vedo perché tu abbia restituita a questo signor Martin. Bisognava avvisarmi, specie di piccola oca. Bene, ed ora che hai avuto tutte le informazioni che volevi, posso continuare con la lista degli invitati? Non è ancora finita. Non ancora! C'era qui un'altra valigia. Quella con i biglietti di banca. Oh, adesso finisela! No, voglio sapere dov'è! Non detto tu stesso a Barone di mandare su Audista a riprendere? È venuto! 10 minuti fa. Ah! Non credi che sarebbe bene di dire al dottor Cousset di venire a farti una visitina? Io credo che tu abbia la febbre, Bertrand. 350.000 franchi in gioielli. 400.000 franchi in biglietti di banca scomparsi! Ma tutto per colpa tua. Non avrai un soldo, non avrai! Tu stai diventando pazzo, Bertrand. Sì, sto diventando pazzo. Così sarai contenta, sarete contenti tutti! Pronto, dottore! Ah, volevo dire, parole! Sì, è Bertrand Barnier al telefono. Bernadette, lì da voi! Ma certo che mi interessa, voglio sapere come non c'è. Come non c'è? Dove è andata? Con che valigia è partita? Oh, certo che sono affari miei. Ma non permettetemi, Ma non permettetemi, soffrite. A me! Provatevi un po' a ripeterlo un'altra volta. Stupido! Sono un coloso! Da guardarmi così, voi altri. Ragazzi miei, andiamo un momento di là. Credo che vostro padre debba rimanere solo per un po'. Io credo, signora Borghese, che sia meglio per io. No, restate con noi a pranzo. Così aiuterete mio marito a lavare i piatti. E nel frattempo aiuterete me a stendere la lista degli invitati. In tre faremo prima. La tua condotta è deplorevole. Chissà che cosa penserà di te il tuo massaggiatore. Ma vado di là a finire la lista degli invitati. Lascerò il nome dello sposo in bianco. Lo metteremo all'ultimo momento.
signore, fa che sia la mia valigia, fa che sia la mia valigia! Ah, siete voi? Sì, sì, sono io, signor Barnier, buongiorno. Buongiorno, signorina. Come mai qui? Ecco, sono disperata, signor Barnier. Lo siamo sempre più. È che non so dove trovare Christian. Aspettate. Se tutto funziona, credo che sarà qui fra non molto. È vero? Sì, perché vedete, c'è tutta una faccenda di valigie che non sto a raccontarvi, perché tutti quelli a cui io la racconto credono che io sia Zin Zin. Come Zin Zin? Zin Zin! Ah, sì, Toc Toc. Zin Zin, Toc Toc, come volete. Comunque, se mi resta un po' di ragione, e le mie deduzioni sono esatte, Christian Martin è partito con una valigia di gioielli per andarvi a cercare un indirizzo falso che gli ho dato a lui. Un indirizzo falso? Ma non cercate di capire, sarebbe assolutamente inutile. Comunque, tra non molto sarà qui e io ho bisogno ancora una volta di voi come ostaggio. Ah, no, non cercate di discutere, andatevi a nascondere. Vedremo chi vi darà tempo. Ma signore! Tacete o se lo chiamo la polizia! Attenzione, potrebbe essere lui, via, fuori, fuori. Signore, oh signore, fa che sia la mia valigia. Signore, fa che sia la mia valigia. Avete fatto in fretta, eh? Sì, sono andato tornato. Allora? Ciò che mi succede è orribile. Ma sì? È sicuramente molto meno grave di quello che pensate. Jacqueline. Sì, lo so, non l'avete trovata. Ma sì che l'ho trovata. L'avete trovata? E dove? È terribile. Perché? Io che la credevo così pura. È un poco di buono. Ma cosa state dicendo? L'indirizzo che mi avete dato... Ebbene? È una casa d'appuntamenti. No! Sì? Oh! Che coincidenza! Non l'avreste mai pensato? Assolutamente no. Sono capitato sulla padrona, una donna orribile. Le ho chiesto se c'era Jacqueline e lei mi ha parlato subito del prezzo. Era ragionevole. Adesso capisco perché non voleva dirmi il suo vero nome. Un momento, avevamo detto al 35 di via Figlie di Maria, vero? Ora, signor Barnier, la vita non ha più alcun senso per me. Ti riporto i gioielli. Ah! Non mi interessano più. Ah! Finalmente! Siete miei! Siete miei! Non vi lascerò più, non vi lascerò più! Ah! Ah! La valigia di Bernadette! Sempre la valigia di Bernadette! Ma no! Non è questa la mia valigia, scusate! Tutta questa confusione è questa. A voi. Prego. Oh, finalmente. Beh. Sentite, Christian. Adesso noi faremo a questo modo. Io mi volterò. Voi aprirete questa valigia. E se è quella con i gioielli, voi batterete le mani due volte. Così. Ma se per caso fosse ancora una volta quella di Bernadette, per favore, non dite nulla, ve ne supplico. Ma non capisco. Neppure io. Avanti, io mi volto, fate come vi ho detto. A voi! Ah, siete qui! Siete qui, finalmente! Siete miei! Non vi lascerò più! Non vi lascerò più! Mio caro Christian, vi sono molto grato per il vostro bel gesto. Ebbene, per ringraziarvi, a mia volta, voglio dirvi la verità. Voi senza dubbio sapete che non è il denaro che fa la felicità, vero? È proprio vero. Darei tutto ciò che mi resta purché Jacqueline non fosse mai stata quella che è. Mi resta molto? Purtroppo non possiedo più nulla. Non fa nulla!
sarete ricompensato ugualmente. Poco fa, per liberarmi di voi, vi ho dato un indirizzo falso. Jacqueline non ha mai abitato lì. Jacqueline è la ragazza più pura del mondo. Davvero? Ma ve lo assicuro. No. Sì, è di là. Signor Barnier, non dimenticherò mai ciò che avete fatto per me. Pure io. Ma dov'è? Chi? La valigia? Ma no, Jacqueline. È di là, è di là. Jacqueline! Jacqueline! Entrate, entrate, accomodatevi pure. L'agenzia vi avrà già detto sicuramente di che si tratta, vero? Naturalmente, prego. Sì. E vi... Sono al corrente. Siete al corrente. E avrete già naturalmente lavorato anche in altre case, immagino. Ma naturalmente. E avrete anche dei certificati di servizio, penso. Oh, sì, il primo risale a 30 anni fa. 30 anni fa? Eravate già a servizio 30 anni fa. Ed è appunto questo che mi ha colpita, quando all'ufficio di collocamento mi hanno detto di presentarmi qui. Ah sì? E perché? Beh, in un primo tempo non volevo venire, e poi mi sono decisa. Non volevate venire, ma perché? Beh, guardate, leggete questo. Io ho sottoscritta, signora Eugénie Barnier. Ma la scrittura della mamma! Sì. Charlotte! Sono io. Ero al servizio della vostra famiglia 30 anni fa. Questa poi! Il tempo vola, eravate un giovanotto. Ah, ma non è difficile fare il conto, avevo... 22 anni. Oh! E abitavate con i vostri genitori. Oh, Charlotte, ma che piacere rivedervi. Anche per me, signor Barnier. Ma mi trovo benissimo. Allora ero giovane anch'io. Ma ditemi, che cosa avete fatto tutti questi anni, Continuate a servire presso altre famiglie. Oh, la. E ditemi, vi siete sposati? No, ma ho una figlia. Non è possibile, oh la, che età, Sta per sposarsi. È magnifico! Sarete contenta, Oh sì, soltanto che sono molto imbarazzata verso il mio futuro genero. Perché? Perché non ho un franco da dare a mia figlia. Oh, mia cara Charlotte, ora che abbiamo avuto il piacere di ritrovarci, mi permetterete, spero, di fare un bel regalo a vostra figlia in occasione del suo matrimonio. Oh, siete molto buono. Oh, ma per carità, via. Ma ditemi, è fidanzato? Ah, è un ragazzo molto per bene. Oh. Con un'ottima posizione. Pensate, guadagna 3.000 franchi al mese. Ed è direttore commerciale di una grossa industria. 3.000 franchi al mese, vero? Direttore commerciale. Non si chiamerà per caso Christian Martin? Lo conoscete? Se lo conosco! Ma se stamattina non conosco che lui! Ma allora voi siete la madre di Jacqueline? Conoscete anche lei? Ma per forza! È mia figlia! Lo sapevate? No. Sapevate che Jacqueline era figlia vostra? Ma perché tutto nella stessa mattinata? Oh mio Dio. Ma io non ve l'avrei mai detto, ma visto che siete al corrente, mi sembrate sorpresi. Vi sembro sorpreso? Ma sono sorpreso, c'è di che esserne, ammetterete? Oh! Ma perché non mi avete detto niente fino ad oggi? Io non l'ho mai osato. Oh, no.
Carlotta! Dentro! Rosano! Entrò! Ma che cosa ti succede? Chi è questa signora? È la nostra nuova domestica! Non capisco perché la cosa ti renda così triste. La signora ha forse dei problemi? No, signora, piango di gioia. Vi fa così tanto piacere entrare al nostro servizio. E anche tu piangi per la stessa ragione. Sarà una casa molto allegra la nostra con voi altri due. E di là? Chi? Nostra figlia. Jacqueline è qui? Jacqueline, oh, è tanto carino, tanto carino. Jacqueline, vieni mia cara, vieni, Jacqueline. Mamma, tu qui? Jacqueline, ti presento tuo padre. Mio padre? Finora ti ho sempre raccontato che eri orfana. Ma adesso bisogna che tu sappia la verità. Il signor Bertrand Barnier è tuo padre. Il vero, l'unico. Io, mamma, come piccolo. Hai ragione, figlia mia, anzi è più che piccolo, è microscopico. Bertrand, bisogna che io vi abbracci. Mio caro Christian. Signora, mamma! Oh, questa sì che allegria! Signora, permettete che io mi presenti? Ah no, questo genere di presentazioni è rimandato a più tardi. Ho vinto! Cosa accidente ci fate qui? Cosa avete vinto? Sono inseguito da una folla di gente entusiasta. Cosa avete vinto? Eccolo un altro che ha perso l'uso della ragione. Ma non eri partito per il Polo Nord? No, parto per Hollywood. Ho vinto il concorso Diventate Stelle del Cinema comprando 6 saponette Barnier. Oh! Sono inseguito dalla folla, vogliono tutti il mio autografo. Allora parti ancora una volta? Sì, ma questa volta ti porto con me, pulcino mio. Splendido! Charlotte, vi prego, abbiate pazienza. Grazie, siete molto gentile. Oh, mia cara. Mi dispiace, signora Barnier, ma non posso trattenermi più a lungo. Oh, che peccato, ve ne andate di già. Signor Barnier? Sì? Ci sono di là 2 poliziotti, accompagnati da 2 infermieri. 2 infermieri? Cosa vuoi? Dicono che c'è un pazzo che non smette di telefonare alla polizia. Un pazzo? Lo stanno cercando. Allora io me ne vado. Arrivederci. Venite. Mamma, l'hanno portato via. Sì. Germè, povero. Ma visto, l'hanno impacchettato. Sì. Rammento ora che sono sempre in possesso di quella vostra tale dichiarazione. Quale dichiarazione? Quella con cui vi impegnavate a versarmi 350.000 franchi se sposavo vostra figlia. Ma era uno scherzo, via. Vero Germè che era uno scherzo? Signor Barnier, ho il grande onore di chiedervi di sposare vostra figlia. Accordato! No, prego! Accordato! Ma scusa, Bertrand! Accordato! Ma va a finire che sarò io di partire!
restituitemi la mia valigia. Ma con piacere, mio caro. Thank you.